Ho fatto delle riflessioni su quello che sta accadendo in questo momento e ho deciso di espormi, di proporvi un punto di vista per leggere correttamente questo momento, per inviare, se vogliamo, anche un messaggio di speranza, un messaggio positivo, un messaggio che in qualche modo sia risolutivo. Ecco, ascoltando questo messaggio, voi potrete essere d'accordo con me, oppure potrete considerarmi, per dirla con un eufemismo, un romantico visionario. Vi assicuro che tutto quello che io vado a raccontarvi in questo video e tutto quello che io vedo in questo momento è frutto di ricerca, è frutto di studio, è frutto anche di una visione d'insieme, una visione dell'oltre che oggi, permettetemi questa considerazione, noto mancare mediamente. Sembra quasi che si stiano prendendo tanti provvedimenti parcellizzati che non so onestamente se risolveranno la difficoltà che stiamo vivendo. Credo che tutto serva, credo che serva affrontare bene questo momento. Esattamente come credo che serva darsi una risposta a questa domanda. C'è davvero da avere paura del coronavirus? E quanta paura c'è da avere? E fino a che punto tutto quello che sta accadendo è giustificato alla paura, diciamo, della diffusione, del contagio, di questa pandemia? E soprattutto, che cosa accadrà dopo? Perché questo, come tutte le cose, appartiene ad un ciclo, ai cicli dei sistemi viventi e in un modo o nell'altro dovrà terminare. Ecco, quando sarà terminato, che cosa resterà? Qual è il messaggio positivo che si può desumere dalla visione ottimistica, benché potrebbe apparire, appunto l'ho detto, anche romantica, di questo momento storico, che è un momento storico economico, politico, culturale, sociale, da tutti i punti di vista. Allora, vediamo di entrare un pochino nel merito di queste mie considerazioni, che conto di fornirvi nel modo più chiaro e anche tranquillo possibile affinché ognuno possa elaborare una sua idea, tornando anche più volte sui concetti. Ecco, se sarete d'accordo, vi invito a condividere con gli altri questo mio pensiero, a condividere questo video, perché potrebbe davvero servire ad affrontare opportunamente il nostro nemico principale, che in questo momento più ancora del coronavirus è la paura da coronavirus. Vi dico subito che il coronavirus esiste, c'è poco da fare. Davanti al rischio di una pandemia, è davvero il caso di avere una grande attenzione per quello che sta accadendo e quindi di affrontare questo momento nel rispetto delle indicazioni che vengono diramate dalle prefetture, dalle regioni, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione alle norme basilari per contenere la diffusione del virus. Quindi occorre avere rispetto sia per quello che sta accadendo in questo momento, quindi sia per la diffusione della malattia, della patologia in sé, sia per tutti coloro i quali oggi si sono trincerati in casa per evitare ogni forma di contagio. Occorre avere rispetto, occorre riconoscere che il pericolo della diffusione di un contagio esiste e in quanto tale bisogna fare in modo di mettere in campo tutta l'intelligenza di cui siamo capaci per contenerne gli effetti. Ma provate per un attimo a seguire il mio ragionamento. Immaginate per un attimo che questa patologia, questo virus, sia stato concepito da qualcuno. Solo per un attimo però pensatelo, perché dal punto di vista epidemiologico ovviamente la questione sta molto diversamente. Il coronavirus c'è, bisogna avere paura di questo momento e di contrarre la patologia. Non ci sono dubbi.
Ma pensate per un attimo, che cosa accadrebbe se invece fosse stato pensato da una mente superiore? Perché se una mente superiore avesse concepito un momento come quello che stiamo vivendo, lo avrebbe fatto unicamente per salvarci dal grave rischio di estinzione incontro al quale noi stiamo andando. Alla fine di ottobre dello scorso anno, durante il Congresso Isola Creativa di Cefalù, io sul palco ho anche condiviso articoli e video sull'argomento. Ho parlato di come la mancanza di rispetto che oggi le persone hanno per le altre persone, che è principalmente una mancanza di rispetto per se stessi, si stia rivelando talmente tanto forte e preponderante da diventare una mancanza di rispetto per tutto ciò che appartiene al genere vivente. Alla fine del luglio dello scorso anno noi abbiamo celebrato lo Shutdown Day, esattamente il 29 luglio, cioè il giorno in cui esauriamo le risorse che vengono prodotte dal pianeta. Pensate che lo Shutdown Day nel 2018 era caduto alla fine di ottobre. Perché? Accade che utilizziamo in maniera così improba e così selvaggia le risorse, come che sfruttiamo tutto senza badare agli sprechi, alla quantità di materiale che disperdiamo nell'ambiente e che crea i cambiamenti climatici e che sta creando l'inquinamento dei nostri mari, dell'aria che respiriamo. È una mancanza di educazione che noi abbiamo al rispetto, prima di tutto, di noi stessi, che poi dipende, dalla nostra stessa cultura nella quale siamo calati e che condiziona fortissimamente il rispetto verso gli altri e verso il mondo circostante, dai sistemi di comunicazione alle relazioni, questo clima di accresciuta conflittualità, di aggressività, addirittura di odio, che si sta ribaltando anche su tutto quello che riguarda le stesse politiche ambientali. Se io non ho rispetto di me, non posso avere rispetto dell'altro e di ciò in cui, del contesto in cui vive, quindi dell'ambiente. Se in fondo io non conosco questa parola, questo rispetto, ovviamente non mi preoccuperò neanche più di tanto di creare un danno, tanto questo non sarà affar mio. Ora immaginate per un attimo che si debba fare qualcosa per resettare questa patologia, che è anche una patologia sociale, che deriva unicamente dal fatto che oggi ci sia troppo benessere, troppa ricchezza, che le persone si possono realmente permettere di entrare con troppa facilità nella disponibilità di tutto. Che cosa questa mente superiore avrebbe concepito per ripristinare, ecco, creare un reset, diciamo con un termine tecnologico, nel sistema vivente che coinvolge tutto il genere umano? Ecco, l'unico reset possibile in questo momento è a livello delle relazioni, perché se io perdo le relazioni con gli altri, dopo sarò più attento a valorizzarle. Ci farò attenzione, ci farò caso e questo mi porterà a credere che, e a convincermi, perché è vero, che la collaborazione adesso sia non più vivere confusi come nella società liquida di Bauman, no, in cui tutto coincide, ma a distanza, come se fosse una fisarmonica che si apre, che però poi dopo dovrà riaccorciare le distanze, ma quando, grazie allo scampato pericolo del genere umano, sarà più bello intessere nuove relazioni, che probabilmente verranno investite di nuovi significati e anche di nuovo senso, permettetemi. Oggi noi siamo orientati verso la distruzione del genere umano, di noi stessi, perché l'uomo è il primo nemico di se stesso. Ma se si agisce su un sistema differente, cioè su una paura che
può far leva sulle coscienze di tutti, ovvero la paura dell'estinzione, in un attimo si può arrivare a toccare i sistemi di relazione. Cioè io non posso oggi dire, immaginate che sia io, la persona che ha concepito il coronavirus, che dice per un attimo, diffondiamo questa paura, facciamo in modo che le persone debbano stare a distanza tra di loro, che si riduca al minimo la vita sociale, perché la vita sociale sta andando a rotoli. Perché noi veniamo fuori da un periodo che dura in realtà da almeno 2 o 3 decenni, in cui non abbiamo opportunamente compreso e valorizzato la qualità delle nostre relazioni abituali. Che cosa accade se arriva qualcuno e ci dice, e beh, da domani il cinema è chiuso, il teatro è chiuso, sono chiusi i ristoranti, non puoi più andare a fare la spesa, non si può andare a scuola, gli uffici pubblici restano chiusi perché c'è la paura della diffusione di un contagio. Chi mai avrebbe pensato che potesse accadere tutto questo nel momento più alto della globalizzazione, se vogliamo? Se io creo una maggiore rarefazione in questi rapporti, la gente comincia a capire cosa sta mancando, il contatto con gli altri, un abbraccio, condividere l'aria che si respira con le persone a cui si vuole particolarmente bene. Perché tutto questo noi non lo abbiamo valorizzato opportunamente. Allora oggi non c'è nessun sistema che possa funzionare meglio di un allarme sociale come quello della paura da contagio per recuperare l'educazione e i rapporti. Allora entriamo nell'ossimoro. Recuperiamo le relazioni negandoci le relazioni, perché tutti dobbiamo collaborare, dobbiamo contribuire tutti con la rinuncia alla relazione a creare una relazione. E allora in questo modo, quando questo pericolo sarà scampato, perché per fortuna si tratta di coronavirus, non è un vaiolo, né non è la peste, non è il colera, oggi probabilmente non potrebbe accadere, però indubbiamente il numero di vittime, no, di patologie che davvero hanno messo seriamente a dura prova i popoli, per fortuna, ecco, non riguarda il coronavirus, che dal mio punto di vista, pur essendo una malattia che deve essere attenzionata, comunque è un'influenza forte alla quale stare attenti perché alcune categorie sono particolarmente esposte. Quindi da questo punto di vista, per fortuna che siamo davanti a qualcosa che può essere gestito con intelligenza e che in avvenire ci metterà nella condizione di essere più attenti ai rapporti con gli altri e a occuparci anche degli altri, grazie ai quali siamo venuti fuori da questo momento di difficoltà. La lettura simbolica di questo momento mi nasce dal fatto che io credo molto nell'esistenza, al di là del corpo umano, dell'esistenza del corpo sociale. Se è vero che possiamo contagiare con le nostre emozioni, con il nostro pensiero, se esiste un inconscio collettivo, esiste un corpo collettivo, se è vero, in altre parole, che nel nostro organismo, se mangio un gelato, si alza il mio livello glicemico, ma interviene l'insulina per riportarlo all'omeostasi, deve accadere qualcosa anche nel corpo sociale, che nel momento in cui rischia di andare alla deriva, accade qualcosa che lo riporti al suo equilibrio naturale. Ora, questo evento poteva essere un evento qualunque, poteva essere una guerra mondiale in cui realmente avremmo corso il rischio di sopravvivere e quindi di perdere la vita un po' tutti quanti, oggi si risolverebbe in pochi giorni un conflitto nucleare, un conflitto mondiale. Un evento estintivo di più grandi portate, la minaccia di un meteorite al pianeta Terra, oppure qualcosa di poco più di un'influenza che ci diffonda l'importanza di collaborare per risolverla, ma che dopo, grazie a Dio, non mortale nella maggior parte dei casi, ma che dopo ci restituirà il valore delle relazioni. Ed è quello di cui noi in definitiva avremo bisogno. Ci dicono di stare a distanza. Io faccio realizzare
ai miei gruppi dei lavori proprio sul mantenimento della distanza, perché la distanza dall'altro, ve lo faccio vedere in video, questo è un gioco che si fa con la fune, la distanza dall'altro fa percepire l'altro, perché si porta l'attenzione sull'altro che ho a una distanza fissa. Non ci dicono oggi di stare ad 1 metro e simbolicamente non significa questo che oggi forse l'altro, io non lo sto vedendo. Che cosa accade nella società liquida di Bauman? Che tutto e il contrario di tutto coincidono. E in questo modo liquido di vedere l'altro, che percezione abbiamo della relazione che invece ha bisogno di uno spazio d'osservazione? Come vediamo l'altro? E non lo vediamo perché lo vediamo fuso e quindi non vedendolo come un'entità unica ma distante. Ci comportiamo aggressivamente perché non siamo in grado di vederlo distaccato da noi, al di fuori di noi, e comprendere che il suo modo di funzionare nel mondo è simile al nostro, che la quantità di dolore che gli possiamo infliggere è pari alla quantità di dolore che qualcun altro può infliggere a noi. Quindi non lo vediamo, comunichiamo come viene, diventiamo aggressivi, diventiamo cattivi, odiamo la gente, pubblichiamo di post malvagi nei confronti di chi che sia, senza nemmeno badarci granché, e in questo modo gli effetti poi li vediamo nel rispetto che è andato perdendosi. Allora, se io fossi qualcuno che oggi ha concepito questa la diffusione, insomma, del coronavirus, direi: ma questo momento avrà un effetto straordinario. Ecco, oggi le persone vivono tutte in questo limbo della globalizzazione, che non ha mai avuto un reset e che quindi non ha mai avuto un ricorso. Le guerre si sono alternate momenti di pace, l'inflazione e la deflazione, i boom economici alle depressioni. La globalizzazione non ha mai avuto un rallentamento. La globalizzazione è quella che ci ha portato tutti ad essere così vicini, ma a rovinarci in definitiva nell'ambito di queste relazioni così ravvicinate. E se in realtà si trattasse di qualcosa che al di là di come sia stata concepita, appartiene comunque al ripristino dell'omeostasi di tutti quanti i sistemi viventi, esattamente come funzionano tutti i corsi e ricorsi storici, a cui però fino ad ora non avevamo mai assistito perché la globalizzazione è giovane e non abbiamo avuto il tempo di vedere che cosa accade se la rallentiamo. Immaginate che oggi stiamo rallentando questa globalizzazione, questa frequenza degli scambi con gli altri, per poterci poi riavvicinare. Certo, ci rimane l'online, ma la nostra vita, grazie a Dio, è in presenza. Per cui allontanarci dagli altri adesso è il modo migliore per tornare domani ad essere da capo vicini, a negoziare meglio le nostre relazioni con gli altri, a volersi bene, sapendo che se possiamo collaborare, possiamo salvarci, salvare l'ambiente. Il primo nemico del genere umano è il genere umano stesso. Il genere umano che ha rovinato tutto con la pessima qualità delle relazioni. Allora, questo virus, di cui bisogna aver paura, perché va detto, occorre aver paura, non l'ha messo nessuno in giro, è vero, bisogna essere attenti. Bene, questo virus, per fortuna, è solo questo virus, è solo un'influenza. Passerà, indubbiamente si porterà i suoi strascichi, ma passerà. Ma se realmente qualcuno lo avesse concepito, sarebbe davvero un'entità superiore da questo punto di vista. Lascio ad ognuno le proprie riflessioni, sui propri credo religiosi e filosofici, ecco, sarebbe stato concepito da qualcuno che vuole salvare il genere umano, che da solo non è in grado di salvare se stesso. Pensiamoci, perché è vero, da un altro punto di vista stiamo parlando dell'ossimoro della comunicazione e delle relazioni, ma come? Recuperare le relazioni negandole? Sì, perché negandole creo uno spazio d'attenzione, creo una distanza con cui posso tornare a vedere l'altro che poi riammetterò nella mia bolla vitale. La globalizzazione non può essere arrestata, può essere semmai analizzata, osservata. E se ci pensiamo, se questo evento, io lo chiamo globalizzazione, ma ognuno poi lo chiami nel modo in cui ritiene più opportuno, no? Ecco, ma se questo evento oggi, grazie alla sua rarefazione, riuscisse a
regolare, regolamentare gli equilibri tra l'uomo e la natura, tra le persone tra di loro, migliorare la qualità dei rapporti. Probabilmente, realmente, questo momento sarebbe un momento salvifico. Ecco perché si può pensare in positivo, perché non è gravissimo al punto da essere paralizzati dalla paura. C'è da stare attenti, ma c'è un chiaro messaggio positivo che riguarderà il domani e che diventi per ognuno di noi un grande insegnamento. La buona qualità di intrattenere le relazioni, di negoziare prima di tutto con se stessi, di rinunciare ad essere conflittuali vedendo l'altro. La conflittualità nasce dal fatto che noi l'altro lo ignoriamo completamente. È il momento che ci ha portato a non vedere chi è realmente l'altro, a non considerare la sua unicità, al punto da aggredirla, da essere così conflittuali, da comunicare in maniera così smodata, ecco, e anche sgarbata nella maggior parte dei casi. Cose di cui non ci rendiamo neanche conto perché siamo travolti dalla velocità con cui il mondo ci obbliga a vivere. Stop, ci dicono adesso. Bisogna stare a casa. Tornare agli affetti, alle basi, alle origini, a star bene, abbiate cura di voi stessi. Avendo cura di voi stessi, quando incontrerete i vostri amici, i vostri cari, nei prossimi appuntamenti conviviali, vi renderete conto, ci renderemo tutti conto di quanto sarà più bello essere riusciti insieme a fare qualcosa per noi stessi. E probabilmente considereremo come un momento positivo, ecco, questo momento che adesso ci fa tanto paura. Ecco perché, dal mio punto di vista, attraversare questa paura serve a salvare il genere umano. Il coronavirus, in altre parole, dal punto di vista simbolico e per quello che io posso considerare, ammettendo che come esiste un inconscio collettivo, come esiste una trasmissione di emozioni e sentimenti, e di pensiero, se esiste quindi un corpo individuale, deve esistere davanti a questo anche un corpo sociale, un corpo collettivo. Ecco, in questo momento quello che sta accadendo al corpo collettivo è autoregolarsi per poter continuare ad evolversi. E vi ringrazio per la vostra attenzione.